Ciao a tutti e ben ritrovati a The World 125 su Empire Total War. Bene, come ci avevamo lasciato nello scorso episodio, qua dobbiamo combattere questa battaglia contro gli austriaci che hanno la fanteria di ben 200 uomini, anche un cannonau meravigliato, diciamo che non dovrebbero essere grande cosa contro il nostro super max esercito, ma combattiamo la battaglia, così vedrò anche se sono riuscito a risolvere il bug che affliggeva il mio game, ovvero che la registrazione si impiallava dopo un po'. Vediamo se ci riuscirò. Ci vediamo quindi in battaglia. Ok, eccoci qua sul campo di battaglia, come al solito, eccoci qua diviso. Cerco di occupare il più possibile il campo di battaglia allungando tutta la mia fanteria. Quindi partiamo. E sono già là, quindi la nostra artiglieria potrà fare un bel tiro al piattello su quelle truppe austriache laggiù. Quindi noi avanziamo con moderazione. Ho messo la marcetta inglese che è quella che prediligo. Non dovrebbero esserci grossi problemi all'orizzonte, questi li facciamo passare di qua. Ok, molto bene. La cavalleria anche pronta all'aggiramento. Facciamo venire qua. Questi cosa stanno bersagliando, non ho idea. Ah, sono loro, mi sa. Vedete, li ha messi in una posizione di merda, non riescono a colpire le nostre unità. Le nostre stanno sparando e hanno già beccato qualcosa, molto bene. Qua ho messo il generale per farli provare ad avanzare, ma io direi di farli andare tutti là. Compresa questa qua nascosta. Boom, boom. Effetti sonori eccezionali di questa mod. Andiamo a vedere se abbiamo beccato qualcosa. L'unica cosa negativa è che purtroppo non si può personalizzare né la marcia nemica o la marcia del tuo esercito. Quindi viene uguale per tutti gli eserciti, quindi sia il tuo che quello nemico. Ok, lasciamo che avanzino. Non so cosa stiano facendo. Diciamo a tutti i cannoni di mirare in questa qui. E mal che vada becchiamo quelli dietro. Ok, le nostre linee sono pronte. Qui inizierei a piazzarli così questi, in modo tale che questi si ritrovino aggirati. Anche questi. Metterei così. Ta 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 ta, allunghiamo ancora la linea. Non avete scampo, austriaci di merda. La mia cavalleria qui. E che fanno fuoco. Anche questi faranno fuoco. Fire! Austriaci di merda. Ok, questi tre sparate qua. Invece questi due sparino su questi di qua. Questo esercito possiamo farlo avanzare perché è inutile che stia qui. Anche questo che si giri un pelo. Ok, cavalleria, avvicinati di qua. Ok, adesso tutti stanno sparando. Questo ancora no, e questa è rimasta anche indietro, quindi possiamo cercare di girare un po'. Siamo così, una linea non proprio ben eseguita, però. Okay, questi sono in fuga. Ok, tu attacca queste in modo tale che la ritirata sia immediata. Facciamo avanzare di nuovo questi due.
Mi piacciono le battaglie, vincono così. Ok, anche quella sta andando in fuga via. Ma in generale. Quindi adesso questo possiamo fare la morsa. Selezioniamo queste tre. Chiudiamoli a imbuto. Che nessuno resti vivo. Vai, continuate ad attaccare. Continuate. Si piazzano tutti in fila, molto bene. Giramento riuscito. Boom, boom, boom. La mia artiglieria fa bambassa. Questi qua gli abbiamo dato anche il tempo di rinforzarsi. No, no, tu ti metti qui. Adesso li attacchi sul fianco. Ok. Battaglia vinta. Generale, generale. Dove sei? Dove è andato il generale? Qua, vai a attaccare questi. Sono stati praticamente circondati senza via di fuga. Adesso la mia artiglieria deve piantare di far fuoco. Ok, come al solito vinta. Cerco di eliminare tutti gli attaccanti. Ci vediamo tra poco. Ok, persi 80 uomini contro praticamente 1000 avversari. Molto bene, good job. Davvero un bel job, bel job. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao Austro, dove vai? Ti ritiri, eh? Brava. Questi qua cosa fanno? Anche questi, porca. Hanno sempre po'. Hanno questi qua che hanno un raggio maggiore. No, ma neanche tanto. Albanian. Anche gli albanesi c'hanno. C'hanno la fanteria reale ungherese. Gli Ulani. Gli Ulans. Questi hanno un po' di. Di esperienza. Questa sarà una battaglia più interessante, quindi ci rivediamo di nuovo sul campo di battaglia. Ok, eccoci qua, stesso discorso che per la battaglia di prima. Cercherò di sfruttare questa cunetta per farli avanzare sotto il mio fuoco. Non avanzerò di 1 mm io, anche perché loro hanno molta più fanteria di me, da quello che ho visto. E hanno anche più un numero maggiore di soldati, visto che c'hanno 200 e passa per unità. Qua ho messo un'unità di cavalleria nascosta qua. Due unità là dietro e il generale detto i cannoni, che non si sa mai. Forse questa potrei metterla un po' meglio. Ok. Vabbè, partiamo. Perfetto, sono laggiù, i miei cannoni subito sparano. Qui vedo dei pali, no, non sono pali. Ok. Vedete quante fanterie che hanno comunque. Cavalleria ulana, generale. Boom boom boom, subito. Vorrei sfruttare in questa battaglia, a parte vedete le fitine del fumo sono stati ritoccati. Grandioso, davvero. Grandioso, guardate come carica, 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 carica. Non si vede assolutamente nulla da quando c'è tanto fumo così. Comunque vorrei sfruttare il fuoco, il colpo con le pallettine di cannone più piccole. Sfruttare il fatto che si avvicinino qui davanti. Intanto qua vediamo che si stanno avvicinando i cavalli qua, ma noi ci piazziamo un po' in diagonale, proprio leggermente. E piazziamo comunque la nostra cavalleria di fianco in modo tale che non possano aggirarsi. Anche qua vedo degli. No, quelli sono dei Pandur, Pandur. Che secondo me non sospettano che ci sia qui la nostra cavalleria. Comunque riprenderò il video non appena questi arriveranno a tiro, perché adesso è una fase di cannoneggiamento, quindi aspettiamo che arrivino a tiro. Ok, la battaglia sta per entrare nel suo vivo. Come vedete loro stanno ammassando un buon numero qua dove io ne ho di meno, che non è niente per niente positivo. Quindi riallunghiamo un po' la linea. Mettiamo il generale qua dietro un po' più al sicuro dal fuoco dei nemici. Io direi di. Ok. Andate da sfruttare. Adesso vediamo quanto è il raggio. Ok, perfettamente a tiro. Fuoco, anche questo qua lo mettiamo con
le pallettine, quelle più piccole, e spara lì nel mucchio. Tanto che queste unità non stanno sparando nulla, dobbiamo assolutamente muoverci, facendo uscire anche la nostra cavalleria. Muoversi, 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 muoversi. Ok, giriamo. Ok, questi stanno sparando. Fuoco. Attenzione, qui gli urani passano davanti a tutti. Dobbiamo nasconderci. Che cosa stanno facendo questi? Certo, mossa intelligente questa. Quadrato. Quadrato. Troppo tardi, mi sa. E questo non serve. Ai ai ai, mi serve quell'unità lì. Intercetta. Tu mi fermo al quadrato. Ok, qui dobbiamo assolutamente far aggirare la cavalleria. Mazzo, sparate su questi, questi sono troppo vicini. Ok, quella cavalleria è andata in fuga. Tempo di razzolare un po' di gente qui. Tu non servi più. Fate morire voi. Cosa stanno facendo questi? Via, caricateli. Vai, vai, sparate. Anche voi tre sparate su questi, per carità. Guardate che battaglia di fumo. Abbastanza anche pesante questo fumo. No, perché ho messo in pausa, non volevo mettere in pausa. Facciamo questi. Ah, ci sono ancora dei cavalli qui, ma che palle. Battaglia tesa. Andati di scampo. Ok, qua assalto, boom, questo dovrebbe fuggire. Tutti i cannoni che sparino su queste unità. Dove sei tu? Poi state attaccando questi. Ci hanno attaccato proprio sul lato debole, il che non è stato proprio positivo. Qua ce ne sono parecchi, qua ce ne sono parecchi. Mettevi di qui che c'è una situazione brutta. Ok, la battaglia dovrebbe essere vinta, perché qua lo facciamo passare di qua. Ok, questi sono mezzi morti. Ok, come al solito la cavalleria ci ha risolto un bel po' di problemi. Io
infatti sono anche mezzi andati. Che abbiamo al pelo pelo salvato la questa artiglieria. Ok, carabine. Mettetemi un po' più lunghi come fila. E questi li ho messi in una fila lunghissima. Ok, la battaglia è vinta. Olè, due battaglie su due. Questa con perdite abbastanza ingenti. Comunque, finisco e ci vediamo dopo. Ok, qua le perdite sono state più ingenti, ma non come le loro. Sono state quasi la totalità, 300 uomini sono rimaste. Beh, direi che è stata comunque una bella battaglia. Dobbiamo assolutamente rimpolpare l'esercito. Detto questo, ci vediamo per il prossimo turno. Ok, eccoci qua nel nuovo turno. Penso l'unico di questo episodio, perché abbiamo davvero combattuto due battaglie lunghe, belle lunghe. Abbiamo un nuovo... eccolo qui, abbiamo un bel dignitario inutile come la merda qui, che andrà portato da qualche parte, ma non userò di scorte queste navi. La mia idea è quella di attaccare con questo esercito qua qualche bella isola dell'Oceano Atlantico. Abbiamo un po' di soldi, assolutamente dobbiamo rimpolpare il nostro esercito. Ok, abbiamo speso tutti i soldi per rimpolpare il nostro nuovo esercito. Per quanto mi piacerebbe fargli il culo come una capanna questi, verrà il tempo perché non hanno praticamente più unità loro. Ma mi ritirerei un attimo a casa, visto che comunque loro hanno portato questa fanteria qua, e aspetterei che l'esercito principale sia pronto per poi attaccare. Volevo ancora seriamente mettere l'esentasse per questa provincia, visto che sennò qua si ribellano come degli schiavi. E vedete, dopo Riot c'è la ribellione. Ok, direi di concludere l'episodio qua. Due battaglie decisive perché abbiamo sbaragliato l'esercito austriaco, che poi tutto è stato eliminato anche dai nostri alleati di Hannover. Quindi hanno eliminato completamente l'esercito austriaco nella seconda battaglia. L'altro si è ritirato qui a cos'è questa? Town, non mi dice il nome. A Coburg. Qua cosa c'è? Nürnberg, penso sia Franconia, Mainz, Praga, Munich, Dresden, Berlin. Vabbè, a parte questa piccola lezione di tedesco, direi che questo episodio si può concludere qua. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!